Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci accostiamo con gioia all'altare del Signore nella domenica, il giorno della sua risurrezione, quando siamo convocati come famiglia dei figli di Dio intorno al suo altare. Il Signore semina nei nostri cuori la sua parola, il suo pane di vita, perché producano in noi frutti di vita, di gioia, di pace. Accogliamo questa grazia e chiediamo anzitutto umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro,
dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è malvagità. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo,
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Il Signore ha seminato in noi in questo momento il seme della Sua parola e lo fa attraverso delle immagini. Ogni volta che ascoltiamo il Vangelo, la parola del Signore, Lui è il seminatore e nello stesso tempo Lui è la parola, il seme. Gesù esordisce dicendo in questo brano di Vangelo che il regno di Dio è così. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme sul terreno. Noi quando pensiamo al regno di Dio forse saremmo tentati di paragonarlo ai nostri regni umani, tra virgolette, o i nostri imperi, le nostre grandi organizzazioni, le multinazionali, non so. Il regno di Dio non funziona così. Il regno di Dio ha dei parametri un po' particolari, ha delle leggi proprie che non assomigliano molto ai parametri di efficienza a cui siamo abituati. Un piccolo seme, come un uomo che getta un seme, piccolo. Il seme all'inizio è molto piccolo e il regno di Dio comincia sempre, spesso, nell'umiltà. Pensiamo a una realtà, la più grande che la nostra storia ha contemplato, l'incarnazione del Figlio di Dio. Come è avvenuto? Gesù è il regno di Dio stesso, fatto uomo. Come è iniziato? Un piccolo embrione nel grembo di Maria, per opera dello Spirito Santo, nel silenzio totale. Nessuno se n'è accorto. Solo Maria ha custodito questo segreto. Vedete come funziona il regno di Dio. E poi piano piano cresce. Gesù è cresciuto nel grembo di Maria come ogni bambino. È venuto alla luce. È cresciuto in età, sapienza e grazia come ogni figlio dell'uomo in questo mondo. E così dice Gesù che avviene per il regno di Dio normalmente. Questa è la legge della crescita. Gesù stesso dice che ha una forza talmente grande il seme di Dio, il buon seme di Dio del suo regno, che non gliela diamo noi, non gliela dà il seminatore la forza al seme. Sia che lui dorma o vegli, il seme cresce da solo. È efficace il regno di Dio, la parola di Dio. Il buon seme di Dio possiede una propria forza interna e nello stesso tempo ha una legge anche di gradualità, appunto, cioè ha i suoi tempi che vanno accettati. Anche a questo forse noi oggi siamo poco abituati. Viviamo in una società che accelera sempre di più i ritmi di produzione, i ritmi di fruizione delle cose,
le attese devono essere subito soddisfatte. Ecco, viviamo tempi di ansia collettiva a volte, forse anche la pandemia che abbiamo sperimentato per un attimo ha bloccato, ci ha bloccati tutti, ci ha fatto capire dove stiamo andando, dove corriamo così di corsa. Non sappiamo neanche il domani come sarà. Anche attraverso questo il Signore ci dice qualcosa. Allora il regno di Dio invece avanza per ritmi suoi. Non possiamo avere tutto e subito. Un albero non cresce dall'oggi al domani, ha i suoi tempi, e così anche nella nostra vita. Il granellino di senape, dice Gesù nell'altra parabola, è il più piccolo di tutti i semi, è come un puntino nero sul palmo di una mano. Sembrerebbe, uno lo guarda, dice, come può venire da qui un alberello di 3 metri? Dove anche si annidano gli uccelli. In questo puntino nero c'è tanta vita? Sì. Diceva Madre Speranza che di fronte a Dio non esistono cose piccole o grandi. A volte le cose piccole, le più semplici, racchiudono una potenza di vita molto grande. Occorre valutare la qualità delle cose, non l'apparenza esteriore. E quante volte noi ci accorgiamo che forse una parola che abbiamo detto, che ci è stata detta, un piccolo gesto di amore, un piccolo gesto di perdono, di bontà, di cui forse nessuno si è accorto, ha lasciato un seme prezioso nella vita nostra o nella vita di qualche altro. E quel seme si ricorda e si porta nel cuore. E porta dei frutti buoni. Invece, al contrario, tante cose che fanno molto rumore, molta apparenza, molta grandiosità, poi ci accorgiamo che rimangono come un po' di fumo, che non lasciano niente. Ecco, occorre imparare a vedere l'efficacia dei semi di Dio nella nostra vita. E poi valutare anche ciò che noi seminiamo. Anche questo è importante. Il Signore semina in noi solo il bene. Potremmo dire, allora il male da dove viene, no? E Gesù lo ha raccontato in un'altra parabola, ricordate, il grano e la zizzania. Anche quelle sono parabole del seme. Gesù ha utilizzato molte parabole prendendo l'immagine del seme in modo molto significativo. Quindi anche il male può essere seminato in noi, ma non lo semina Dio. Gesù dice lo semina il nemico. Allora occorre saper discernere ciò che viene seminato nella nostra vita. Pensiamo anche alla grande responsabilità che hanno dei genitori, degli insegnanti, noi pastori della Chiesa, le consacrate, i consacrati, i catechisti, tutti coloro che siamo chiamati in qualche modo a porre qualche piccolo seme di qualunque genere. Che grande responsabilità! Che cosa seminiamo? Perché uno, come dice il proverbio popolare, alla fine poi raccoglie quello che semina. Se uno semina vento, raccoglie tempesta. Se invece semini anche nel piccolo, insisto sul piccolo perché Gesù insiste sul piccolo, un piccolo gesto, una parola, quello lì rimane e porta dei frutti. E questo, ripeto, vale per genitori, insegnanti, catechisti, sacerdoti, suore, per tutti coloro che in qualche modo siamo chiamati a seminare qualcosa nella vita, perché tra l'altro seminare è segno di fecondità, di vita. Chi non semina niente raccoglie niente. E il Signore vuole che la nostra vita produca qualche frutto buono. Lui per primo ha seminato in noi tanto bene e si attende che questo bene cresca, che porti i suoi frutti. Cari fratelli e sorelle, penso che
È un bel messaggio quello che il Signore oggi ci lascia. Pensate che, tra l'altro, come ci ricordava San Paolo nella seconda lettura, il seme che Dio ha posto in noi è un seme di vita eterna. Anche la vita nostra qua giù ha un arco più o meno lungo, poi torneremo al Padre. E San Paolo stesso paragonava la nostra morte proprio a quella del chicco di grano che muore, e poi dice: il Signore lì fa nascere una vita nuova. Noi siamo fatti per la vita eterna. San Paolo diceva nella seconda lettura: viviamo nell'esilio, un giorno arriveremo alla vera patria, e lì ci sarà la fioritura piena, totale della nostra vita, ormai senza ombre. Ma anche mentre siamo qua giù nel cammino della vita, siamo chiamati a portare dei frutti buoni, perché alla fine, appunto, raccoglieremo ciò che abbiamo seminato o ciò che abbiamo fatto crescere di quel bene che Dio ha seminato in noi. Accogliamo allora la luce grande di questa parola. Chiediamo al Signore la forza del suo Spirito, perché i frutti buoni che Lui semina in noi, che sta seminando anche adesso, durante questa Eucaristia, con la sua parola, il seme più grande di tutti è l'Eucaristia, il corpo stesso di Cristo in noi, Lui è il seme della vita eterna. Lasciamo che tanto bene, tanta grazia, produca in noi i suoi frutti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Fratelli e sorelle, fiduciosi nella vitalità umile e nascosta del seme, che è il regno di Dio, presentiamo al Padre nostro il mondo, tanto bisognoso della sua grazia. Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, abbia la fiducia e il coraggio dell'agricoltore per seminare il buon grano della parola. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per coloro che sono prigionieri delle logiche del potere e dell'efficienza, riconoscano con fiducia che la vera fecondità è nel seme del regno, il solo capace di far germogliare la giustizia sulla terra. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per le famiglie, siano scuole di umiltà e di amore, per divenire come la pianta del regno, tra i cui rami si trovano riparo e accoglienza. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per le nostre comunità, la loro testimonianza sia autentica e mostrino a tutti gli uomini la bellezza del regno d'amore. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Ti lodiamo, o Padre, che ascolti e sempre ascolterai il grido di ogni cuore che ti invoca. Aumenta la nostra fede e sostieni la nostra fatica nell'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie e le fatiche di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da noi questo sacrificio, la gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova. Fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.